Eccoci qua, ben ritrovati cari amici per la seconda parte di Orario Continuato da Palazzo Lombardia in compagnia dell'assessore al reddito di autonomia e Post Expo. Esatto. Francesca Brianza, buongiorno. Buongiorno, ciao assessore, buongiorno. Come stai? Bene, bene, grazie. Bene, stamattina ho il freddo nelle ossa, ma qua si sta bene, devo dire. No, era in studio stamattina che non mi avevano acceso il riscaldamento, mi sto ammalando. Qua il riscaldamento ce l'abbiamo. No, qua ce l'abbiamo il riscaldamento. E abbiamo anche un po' di soldi, cari lombardi all'ascolto, già. Io partirei da qua, dalle belle notizie. Intanto vi invito a chiamare ovviamente l'assessore qua a vostra disposizione, quindi fate le domande, approfittatene. E oggi ci occuperemo di dare appunto informazioni circa le misure che avete da poco stanziato, alcune anche rinnovate, per tutti i cittadini lombardi all'ascolto. Partirei subito da un 4 milioni che ci dicono. Che cosa, se dico 4 milioni, caro assessore? 4 milioni che ci dicono sostegno ai genitori separati. Oh, allora, che aumentano sempre. Sì, purtroppo questa è una situazione che è in continua crescita. Le separazioni, i divorzi provocano poi delle situazioni difficili da affrontare, soprattutto se ci sono minori. Minori a carico, minori da gestire, magari minori con disabilità, e allora noi sono già qualche anno che ci indirizziamo per dare una mano, un aiuto in più ai genitori separati. Quest'anno lo diamo in modo assolutamente mirato, 4 milioni per cercare di dare un contributo e un sostegno abitativo al genitore che a seguito di separazione o divorzio e che ha l'affidamento di un minore si trova in condizioni di difficoltà nel reperire un immobile, nel reperire un alloggio, nel pagare magari un canone d'affitto. E allora abbiamo destinato una parte di questi contributi alla ristrutturazione di immobili di proprietà di enti pubblici, confessioni religiose, enti no profit, in modo che possano essere resi abitabili o agibili. E ovviamente poi l'ente si impegna a sottoscrivere una convenzione con l'ATS e a concedere in locazione questo immobile. L'ex ASL, per intenderci. L'ex ASL, a concedere in locazione l'immobile ad un canone che sarà vicino al canone sociale, quindi ovviamente. E dall'altra parte invece considerevole quota di questo finanziamento va invece proprio per l'abbattimento dei canoni di affitto nel caso in cui la persona abbia già un contratto d'affitto stipulato e abbia delle difficoltà nel riuscire a Domanda, pagarlo. L'ISE rientra l'ISE, cioè come fate a... Rientra l'ISE, la distribuzione, rientra l'ISE. Noi abbiamo ottenuto, un po' come per tutte le misure del reddito di autonomia, l'ISE uguale o comunque 20. Inferiore ai 20.000 euro. Ci sembra, questo ha uniformato un po' tutte le misure, per cui tutte le misure richiediamo un ISE di 20.000 euro. E qui ovviamente c'è la condizione della separazione o il divorzio e figli minori o con disabilità a carico. Beh, ottimo, devo dire, guarda, che mi fa molto piacere anche il fatto di essere partiti da questa questione, anche perché quotidianamente riceviamo telefonate di questo tipo di gente, caro assessore, che piange al telefono, e non scherzo, perché ha il problema di mantenere i figli e non ce la fa, e quindi il fatto che comunque vi prendiate cura seriamente di chi ha insomma, reddito sui 20.000, voglio dire, quindi non i ricchi che quelli possono permetterselo, ma chi non se lo può permettere, il fatto che la regione intervenga con un aiuto mi sembra una cosa molto positiva, quindi complimenti. Io sentirei una prima telefonata. Pronto, chi parla? Pronto? Buongiorno. Buongiorno Giorgia. Buongiorno. Buongiorno, sono Mauro da Sondrio. Prego. Buongiorno al suo ospite. Buongiorno. Senta, io ho una cosa molto importante da dire, però penso che l'assessore non sia la persona giusta, però glielo volevo dire ugualmente. In questi giorni si parla molto di delle punture che bisogna fare ai bambini per il meningococco, quella puntura che bisogna fare. Mia figlia è andata di tipo B, mia figlia è andata all'ACLI Sondrio e doveva fare la puntura alla bambina che ha 4 anni. E le è andato così, dopo l'ha dovuta rimandare perché aveva mal di gola, le è andato così che bisogna pagarla, 150 euro la prima puntura e 150 la seconda. Sì. Però dal prossimo anno, i nati dal 2016,
è gratuita. Ma okay, secondo voi la regione Lombardia, che è la più brava in Italia, che è la più onesta, in regione Veneto si costa 50 euro, la regione Lombardia 150, 150, 300. Certo, tu dici, non è un po' eccessivo. Ma con tutti i soldi che si spendono che la regione Lombardia dà per lo sport, in questi giorni all'Africa c'è stato l'elicottero a portare sulla neve, sulle piste da sci, ecco, della regione Lombardia. Perché non passano questi vaccini? Ma non è giusto, okay, fare queste punture gratuite per i bambini. Grazie Mauro per la domanda, grazie. Allora, ovviamente non è l'assessore alla sanità, è l'assessore Brianza, ma al reddito di autonomia al post expo, però bene hai fatto comunque a chiamare. Non so se Brianza ne sai qualcosa di questo vaccino, se no tanto noi abbiamo il numero di telefono. No, infatti beh, che ci sia la questione del pagamento, sì, è così, però io personalmente prendo atto di quello che ci sta dicendo il signore. Se poi ci lascia i riferimenti o quant'altro, poi lo segnaliamo. Io personalmente lo porto all'attenzione della giunta, dell'assessore Gallera, che è poi l'assessore di competenza. Certo, va bene, va bene. Comunque ci facciamo un ragionamento volentieri. Ti faranno sapere se in effetti probabilmente così costa, adesso io la prendo per buono quello che lei ha detto, e comunque per avere qualche informazione in più comunque le daranno ulteriori dettagli. Allora, fino massimo dicevamo, scusa, riprendo un attimino la questione dei 4 milioni, poi andiamo avanti. Quanti di voi hanno magari un figlio, care amiche, cari amici che ci state seguendo, oppure magari voi stessi siete separati, divorziati, adesso sono aumentati tantissimo le separazioni, e allora per i genitori separati, quindi genitori non soltanto papà separati, ma sì, mamme e papà separati o divorziati, con particolare riferimento a genitori con figli minori o disabili, c'è questo contributo di un massimo di 8.000 euro per unità abitativa, dove Regione Lombardia appunto interviene a darlo per gli alloggi, dicevi assessore, sì, no? Sì, per la ristrutturazioni minime, quindi che sono volte a riportare l'immobile a una condizione di abitabilità, fino a un massimo di 8.000 euro, e questo contributo è rivolto agli enti pubblici, agli enti privati no profit e alle confessioni religiose. Perché? Perché magari ci sono enti pubblici che hanno nel loro patrimonio magari degli alloggi, dei piccoli appartamenti sui quali è necessario fare qualche intervento, certo, modesto intervento, 8-10.000 euro magari sistemare gli impianti, giusto per renderlo nuovamente a norma. Forse. E allora da un lato possiamo rendere nuovamente fruibile un patrimonio magari immobiliare che oggi è lì ed è inutilizzato, però è chiaro che nel momento in cui si utilizza un contributo pubblico di Regione Lombardia, chiediamo poi che questi enti si convenzionino e si impegnino a sottoscrivere poi un contratto d'affitto con un genitore separato che sia in queste condizioni, mantenendo un canone d'affitto ovviamente vicino al canone sociale, quindi estremamente, estremamente basso. Molto bene. E questa è una parte della misura. L'altra parte invece per i genitori che hanno già magari un contratto d'affitto e che sono in condizioni di difficoltà, perché è innegabile comunque che a seguito della separazione, del divorzio, i costi aumentano, questo lo sappiamo, tante volte ci si trova in condizioni di difficoltà, è vero, è rivolto a entrambi i genitori. Tante volte la questione riguarda i padri, perché magari c'è la necessità di reperire un nuovo alloggio, un nuovo alloggio in affitto, eccetera, ma questa è rivolta a entrambi i genitori, perché la condizione può essere assolutamente paritaria. In quel caso, se si ha un contratto d'affitto già in essere e si è in un momento di difficoltà, si può richiedere invece un contributo per avere l'abbattimento del canone. A chi lo si richiede? Tramite le proprie ATS, ovvero le ex ASL. Ottimo, ottimo. Pronto chi parla? Sì, pronto, sono io. Buongiorno signora. Buongiorno Anna, provincia di Milano. Piacere. Volevo fare una domanda all'assessore. Sì. Non per me, ma per mia figlia. Brava, sì. Che ha 46 anni, ha perso il lavoro ed ha in corso uno sfratto per incolpevole. Morosità, ecco, incolpevole. Volevo chiedere, questi soldi qui della regione Lombardia, 4 milioni, mia figlia conviveva, la bambina porta il cognome del padre, può lo stesso o non solo per i separati divorziati? Cioè legalmente, sì, che siano le, cioè, ecco, e non questo, una situazione di convivenza. Signora, grazie mille per la domanda, grazie davvero e in bocca al lupo per la questione per lavorativa, figlia, ovviamente, e per la figlia. Grazie.
Anna, allora, la signora Anna. questa misura si rivolge a chi ha una sentenza di separazione o una sentenza di divorzio, però invito la signora o sua figlia comunque a monitorare tutte quelle che sono le misure che mette in campo Regione Lombardia, perché ora non so il discorso che ci sia la minore, magari quanti anni ha, se è piccola, se c'è, perché ci sono tante misure che possono andare in aiuto di sua figlia, magari non questa nello specifico, però ci possono essere altre misure. Per esempio del reddito di autonomia, dici? Il reddito di autonomia, pensiamo al bonus famiglia, pensiamo ai nidi gratis. Ora io non so la piccola di quanti anni abbia, sì. Però ci sono magari altre misure che possono essere utilizzate in un momento particolare, quindi anche qui se vuole lasciarci... Guarda, in questo momento per la signora c'è il numero verde che è 800-318-318, eventualmente signora si appunti questo numero, eventualmente, così la figlia può dare un trillo, tanto è sempre operativo il numero verde di Regione Lombardia, così può spiegare magari meglio la sua situazione. Esatto. E magari riesce anche a rientrare in una di quelle misure appunto di cui stiamo parlando. Tra le altre cose, a proposito di reddito di autonomia, avete prorogato anche una delle misure, no? Il bonus famiglia, il bonus vero? Famiglia. Fino a marzo del 2017. Fino ad aprile. Aprile, ancora 4 mesi. Il bonus famiglia era in scadenza, adesso era in scadenza il 31 dicembre, lo proroghiamo per 4 mesi. Questa è una misura, per esempio, che si rivolge alle famiglie o comunque alle madri che sono in attesa. In attesa, perché anche qui è un momento particolare della vita, l'arrivo di un figlio è qualcosa che sicuramente cambia tanti equilibri e cambia le situazioni, e allora vogliamo anche in questo caso essere vicini alle famiglie, essere vicini a queste donne con un contributo che va appunto da un minimo di 900 euro a un massimo di 1800 euro per accompagnare la mamma negli ultimi mesi della gravidanza e poi nei primi mesi della nascita del figlio. Ovviamente anche qui c'è un reddito che deve essere uguale o inferiore a 20.000 euro, ISE, e una condizione magari di, qui richiediamo questo che è stato soprannominato un certificato di vulnerabilità, e quindi comunque che ci sia una situazione contingente di difficoltà particolare, magari che deriva per esempio da uno sfratto, da un'amorosità, certo. Da certo. Le situazioni più disparate, e anche qui una persona può trovarsi in un momento di difficoltà perché nel frattempo ha perso il lavoro, se non lei il marito, o nel frattempo è subentrato uno sfratto, eccetera, e quindi c'è questa misura che può andare molto bene. Un po' ad alleviare. E poi c'è la residenza, no? Residenza in Lombardia per entrambi i genitori di cui almeno uno residente da 5 anni continuativi in Regione Lombardia. Esatto. Il caso della signora Anna, della figlia della signora Anna, quanta gente si trova adesso, assessore, nella situazione? Scusate, una piccola parentesi, poi torniamo alla situazione, alle vostre telefonate, siete tanti in attesa. Però veramente, cioè, noi abbiamo 4 milioni, a livello nazionale ovviamente, di 4 milioni e mezzo di poveri, Lombardia sono 700.000 lombardi in difficoltà, no? E quindi se penso a tutte quelle persone che hanno magari le figlie come la signora Anna, che hanno perso il lavoro e che si trovano davvero in una situazione di impossibilità di pagarsi il mutuo, cioè un affitto, è una cosa davvero... Dico, ben venga Regione Lombardia, ben vengano queste misure di aiuto, però probabilmente, mi permetto di dire, la situazione va sanata anche proprio a livello, diciamo, il male va curato alla radice, no? Nel senso che con probabilmente delle misure forti anche a livello nazionale. No, benissimo fate voi a intervenire con delle misure che possano aiutare, però diciamo che la crisi è troppo profonda, secondo me, assessore, io... questo è un mio parere del tutto personale. No, purtroppo, purtroppo è vero, i dati che vengono diffusi sono purtroppo preoccupanti. Poi dobbiamo distinguere tra quello che è proprio la fascia di povertà estrema, e invece magari situazioni contingenti in cui una famiglia che fino ad oggi ha avuto magari una vita normale per una serie di ragioni, perché si perde il lavoro, perché subentrano situazioni differenti, si trova in difficoltà. Sei povero. E allora nel momento in cui succede un evento come questo, è un momento scivolare, finire nella povertà, e da lì non ci si riprende più, oppure invece intervenire con una misura, ed è quello che cerchiamo di fare noi, per dire, diamo uno slancio in più, un'occasione in più, anche per un reinserimento lavorativo, in modo che quando si è lì,
sia lì su quello che può essere un bivio se finire nella fascia di povertà oppure riuscire a riprendere in mano quella che è la propria vita e quindi reinserirsi in un tessuto economico-sociale, lì se ce la facciamo. E allora noi vogliamo esserci in quelli che sono per noi i momenti salienti, la nascita di un figlio, l'inserimento magari in un nido dove ci sono madri che magari proprio a seguito della nascita del figlio non hanno perso un lavoro, hanno deciso di lasciare il lavoro, e allora pensare di poter introdurre il loro bambino in un nido, certo, e non dovere pagare una retta, magari può essere un incentivo anche per la madre per reinserirsi lavorativamente. E allora poi a latere ci sono i percorsi di reinserimento lavorativo. Noi stiamo cercando di puntare qui, di fare in modo che in certi momenti non si finisca nella povertà, ma si riesca ad emergere prima che la cosa diventi troppo grave. Pronto? Pronto, Giorgia? Buongiorno. Ciao Giorgia, sono Salvo, ti ricordi di me? Ciao Salvo. Ciao Salvo di Karate. Eccoti qua. Sì, ciao, ciao. Beh, ascolta, adesso io chiamavo, volevo parlare proprio con la... Con l'assessore, qua, prego, sì, parlale. Ho due domande da farvi, da porgli. Sì, niente, il discorso è questo, assessore, io conosco una ragazza, cioè una mia amica, in poche parole lei ha una situazione molto grave anche lei, nel senso che lei conviveva da qualche anno da questa parte, è rimasta da sola con un bimbo di 2 anni. Di 2 anni circa, e in poche parole anche lei è senza lavoro, e lei tra l'altro aveva fatto anche domande per il reddito di autonomia per il bonus bebè, e sì, gli è stato rifiutato perché gli è stato detto, siccome lei abita nel comune di Triuggio, Monza Brianza, sì, è stato detto che il comune di Triuggio non ha aderito a questa cosa qui. Volevo capire come mai. Certo, domanda molto interessante. E poi la seconda domanda, sì, volevo sempre nei confronti di questa ragazza, lei non è separata, lei era ex convivente, ha avuto questo bimbo con questa persona, però sono già rimasta da sola in poche parole, quindi adesso lei tra l'altro paga un mutuo e non riesce più a pagarlo perché non avendo più lavoro, non essendoci più questa persona, mutuo intestato a lei, e molto probabilmente a febbraio-gennaio dovrà lasciare l'appartamento. Allora Salvo, guarda, ci siamo appuntati le tue domande, le risposte te le dà l'assessore dopo la pubblicità, va bene? Stai lì, grazie, vi aspettiamo, ciao. Grazie. Eccoci qua, ben ritrovati, l'assessore Francesca Brianza, assessore al reddito di autonomia e Post Expo. Un saluto, lo facciamo di cuore al nostro caro Aldo. Vostro collega e collega insomma dell'Enrica e tutto lo staff che sta dietro le quinte, sono qua che lavorano per noi, ci sta seguendo dall'ospedale. Aldo, ti vogliamo qua, forza, sbrigati, esci presto, mi raccomando. Va bene. Un saluto e grazie anche all'Ilaria, alla Giulia dietro, sono lì a smanettare, assessorato, il tuo assessorato, sì, sempre pronte, sempre pronte, è sempre lì. Allora, assessore, abbiamo una risposta. Esatto. All'amico Salvo, come Montalbano. Allora, infatti proprio per quello, perché siamo sempre, cerchiamo di monitorare tutto, per quello che poi ci tengo a dire, chiamate anche, usate il numero verde, segnalateci proprio nello specifico quelle che sono le vostre problematiche, perché siamo qui per questo, per cercare di darvi anche risposte puntuali e precise. Se voi ci dite quali sono i problemi, più o meno ci arriviamo, insomma. Nel caso specifico non si trattava del bonus famiglia, ma della misura nidi gratis, per cui la sua amica non ha potuto usufruire della misura nidi gratis perché purtroppo il comune non si è convenzionato, ma non può convenzionarsi non essendoci un nido pubblico sul territorio, perché la misura nidi gratis si rivolge a eliminare le rette, quindi portarle a zero solo nel caso in cui ci siano nidi pubblici o privati ma convenzionati con il comune, e dove quindi ci sia una convenzione con il comune e l'applicazione di determinate rette che seguono i criteri ISE e le fasce ISE. Non tutti i comuni purtroppo sono in questa situazione, ci sono comuni dove ahimè ci sono solo nidi privati, con le risorse peraltro importanti che ha messo in campo Regione Lombardia, perché abbiamo messo oltre 31 milioni su questa misura.
Mica male. E devo dire che riusciamo a coprire un buon 70% della popolazione lombarda, ahimè non in tutti i comuni ci sono nidi pubblici o nidi pubblici o nidi privati convenzionati, e questo per esempio è il caso specifico, motivo per cui in quel comune non può esserci la misura nidi gratis. Ho capito, beh, grazie per la risposta. Adesso abbiamo capito il perché, capito Salvo. Va bene, dai, proviamo con un'altra telefonata, poi ci sono altri soldi e altre misure, quindi che piacerebbe, ci piacerebbe farvi conoscere, perché ci sono, e quindi insomma cerchiamo di capire anche che cosa c'è a nostra disposizione, anche mia. Pronto? Buongiorno? Pronto? Forse ho aspettato un po' tanto, ci riprovo un'altra volta, al massimo però riproviamo. Pronto? Riproviamo tra poco. Adesso passano, perché un attimino, è una alla volta, riusciamo a passarne. 2,5 milioni per quanto riguarda la conciliazione dei tempi lavorativi. Sì. Che significa, assessore? Allora, conciliazione, questo è un bellissimo concetto che vogliamo però tradurre in fatti. Conciliazione, lavoro-famiglia. Si parla tanto di queste misure, tempi lavorativi. Che cosa vuol dire? Vuol dire che sostanzialmente oggi le nostre famiglie, le nostre donne, le nostre madri, ma anche i nostri padri, hanno magari la necessità di conciliare quello che è il lavoro, in un momento in cui avere un lavoro è una fortuna, è un privilegio, però dall'altra parte c'è magari una famiglia da gestire, ci sono dei bisogni da gestire, ci sono tante cose da fare. E allora la conciliazione è quel sistema che permette, tramite il partenariato pubblico, pubblico e privato, di dare un'offerta in più alle nostre famiglie, ai nostri cittadini, in modo da dargli la possibilità di essere più sereni, di poter lavorare tranquillamente, ma dall'altro lato di saper di avere tutta una rete di servizi, di offerte, di cose importanti che possono sgravarli di tante problematiche. Le misure possono essere le più svariate, che vanno dai campus estivi come a tanto altro, magari anche nella gestione del tempo settimanale all'interno dell'azienda, per venire incontro al lavoratore. Certo. In quelle che magari sono necessità quotidiane, dal pagamento della bolletta alla necessità di andare dal meccanico per cambiare le gomme della macchina, a tanto altro. La conciliazione è questo, la conciliazione sono tante misure che, volendo gli enti, ma solo se c'è la partecipazione anche del privato, possono mettere in campo, e quindi le aziende private a fianco degli enti, dei comuni, delle ATS, le ex ASL, a fianco di Regione Lombardia, stanno negli anni cercando di sviluppare sempre più queste modalità per offrire dei servizi, per offrire servizi alle famiglie. Mi viene da dire non bene, benissimo, anche perché al momento io ho assistito soltanto a una maggiore flessibilità nel lavoro, nel senso di adattarsi alle nuove modalità in cui uno adesso è costretto a lavorare. Oggi ci sei, domani vieni licenziato, tempo indeterminato, non è più il tempo indeterminato di una volta, questo lo sappiamo, e mi piace l'idea che ci sia anche questa flessibilità anche da parte delle aziende, no? Nei confronti di chi ha una famiglia da gestire. Ed ieri leggevo che adesso ci sono veramente, anche già da un paio di anni, delle aziende che a Milano soprattutto, non ricordo come si chiamino, è un nome in inglese, dove ti danno la possibilità anche di prendere le ferie quando tu vuoi, cioè nel senso che e anche quante ne vuoi, sono talmente flessibili, è una nuova forma di, diciamo, di fare, un nuovo modo di fare azienda, no? Addirittura le ferie, dicevano, il weekend, per dire, non c'è più il concetto del sabato e della domenica, ma puoi prenderti anche 4-5 giorni da solo di ferie tutte insieme. L'importante è che comunque tu lavori comunque in base a dei progetti. Esatto. E tu quei progetti riesci a portarli a casa, ma magari. Ma è questo il bello, perché poi si parla di conciliazione pensando che la cosa possa essere di cose tipo il telelavoro, e le aziende magari fanno un po' fatica a accettare questi nuovi concetti, invece poi alla fine portano
solo ed esclusivamente benefici, perché portano benefici al lavoratore che è più tranquillo, rende di più, produce meglio e quindi di conseguenza portano benefici anche all'azienda che ne guadagna, perché comunque avere uno staff, avere delle persone che lavorano magari con un altro spirito perché sanno di non doversi preoccupare di altre problematiche o di non doversi ritagliare la mezz'ora per correre a fare altro. Perché dall'altro lato c'è un'azienda che è sensibile a queste cose, provoca solo benefici al lavoratore, all'azienda e di conseguenza, mi permetto di dire, in generale provoca benessere in Lombardia. E fanno anche yoga durante le ore di lavoro. Guarda, dopo ti trovo la notizia, ne sento un'altra. Bellissimo. Pronto? Tutti a fare yoga, ragazzi. Ogni tanto servirebbe anche a me. Buongiorno. Buongiorno, sono Anna da Milano. Ciao Anna. Ciao Giorgia, un saluto all'assessore. Buongiorno. Buongiorno, senta, io volevo chiedere una cosa, siccome vabbè si parla tanto di povertà dei minori, io purtroppo ho 3 nipoti, mia figlia è da sola con 3 bambini, io tutte le volte che sento parlare dei minori mi viene la pelle d'oca perché è una cosa che vivo quotidianamente, perché se mia figlia non avesse me, i miei nipoti farebbero veramente la fine dei nomadi. Io volevo chiedere una cosa, se per caso c'è ancora il contributo SIA, perché io avevo letto su un giornalino Reddito di inclusione attivo dello Stato che sembrava che lo prolungassero anche per il 2017, siccome mia figlia finisce questo mese la disoccupazione, prima non ne aveva diritto perché avendo la quota di disoccupazione il SIA non c'era, però adesso la disoccupazione questo mese finisce, non ha trovato ancora lavoro perché con 3 figli non è facile. Volevo sapere se appunto c'era allora, la possibilità. Anna, io ti ringrazio per la domanda. Devo dire che mi sorprenderebbe se non l'avessero rinnovato, sì. Anche perché è appena partito. È a livello esatto. nazionale. Adesso esatto. ti risponde l'assessore. Poi la sfruttiamo, visto che lei è l'assessore al reddito di autonomia, quindi ci spiegherai anche in Lombardia che succede. Questa è una misura nazionale, sia quella di cui tu parli, mentre il reddito di autonomia è una misura lombarda, ma dico ben vengano che ci siano di qua o di là, l'importante è che arrivi quei cos, per intenderci. Prego, assessore. Esatto, no, ma il SIA ci auguriamo tutti che venga prorogato e venga prolungato. Quello che dicevo è che però ci rivolgiamo a situazioni diverse, perché il SIA comunque parte da una condizione sicuramente di gravissimo disagio. E questa è una misura che viene messa in campo dallo Stato, d'accordo. 3.500 euro erano, se non sbaglio. Esatto, esatto. Cioè. C'è un ISE bassissimo e quindi è proprio una condizione di grave povertà. Quello che dicevo all'inizio, cioè nel momento in cui si ha un ISE di 3.000 euro vuol dire che c'è una povertà e una situazione veramente grave, veramente pesante e direi anche un po' consolidata, e quindi andiamo più verso il concetto del sussidio. Quello che invece facciamo noi è un'altra cosa, con tutte le politiche anche volte all'inclusione lavorativa, alla dote lavoro e tutti i percorsi che si possono attivare. Sono rivolti, per esempio, mi pare di capire, alla figlia della signora, ecco. Che ne può trarre assolutamente, mi auguro, vantaggio e beneficio, perché ha la possibilità, inserendosi in questi percorsi, magari di riuscire a reinserirsi anche nel mondo lavorativo, più che pensare a misure come il SIA, magari davvero puntare tanto su nuove forme per reinserirsi nel mondo del lavoro. Questa per noi è la cosa principale, perché poi misure che sono volte a un sussidio, noi invece confidiamo molto sulla volontà che hanno i lombardi di tirarsi fuori dalla situazione di difficoltà in cui sono. E sicuramente sua figlia credo che avrà tutte le forze e le possibilità anche per usufruire di queste misure. Speriamo. Va bene, dai, allora ripartiamo da voi tra poco, è un minutino, grazie. Grazie per l'attesa, eccoci qua, ben ritrovati. Assessore Brianza, arriviamo alle telefonate, solo però volevo far vedere 2 slide ai nostri amici. Intanto ci sono 2 begli approfondimenti, voi sapete che da un po' di tempo abbiamo il sito Lombardia Speciale, ecco, sul sito lombardiaspeciale.regione.lombardia.it, leggetevi, oggi si parla di sanità lombarda. Lombardia top nella sanità non lo dice Regione Lombardia, lo scrive il Sole 24 Ore e quindi andatevelo a leggere perché è molto molto interessante.
E poi un altro approfondimento riguarda l'acquisto di abitazioni. La Regione Lombardia è la prima regione in Italia per finanziamenti per acquisto di abitazioni, anche questo è molto interessante. Se dovete comprare casa, leggetevelo lombardiaspeciale.regione.lombardia.it, c'è anche Instagram, l'applicazione è molto carina, andatevela a vedere. Allora, dai, assessore, una telefonata, l'ultima della Pronto. puntata, sono scatenati, è con te. Pronto? Pronto, ciao, sono Tamara. Ciao Tamara! Certo, Io avrei una domanda da fare all'assessore, è qua, se è prego. possibile. Sì, certo. Io volevo sapere una cosa. Noi siamo una famiglia, praticamente siamo solo io e il mio compagno. Bambini non ne abbiamo avuti e attualmente siamo disoccupati tutti e due. Porca. Io ho 50 anni e a quanto pare per il mondo del lavoro non posso più lavorare. Mentre il mio compagno ne ha 46 e anche lui è fuori dal mondo del lavoro a quanto pare. Volevo sapere, volevo avere delle informazioni, se anche noi, essendo che non abbiamo figli, abbiamo diritto al reddito di Da autonomia. quanto sei Anche perché disoccupata? le bollette a me, chi me le paga? Da quanto siete E io disoccupati? non ho bambini, Tamara, però. da quanto siete disoccupati? Signora, ma perché va avanti a Non so come parlare? aiutare. Non posso fare. Signora, mi Mio sente? compagno da 5 anni che è disoccupato. Ok. Ok, devi abbassare l'audio per quello. E tu? Va bene, grazie. Allora, no, chiedevo appunto da quanto tempo fosse disoccupata perché il reddito di autonomia prevede Esatto. anche, diciamo, un limite temporale. Se sei disoccupato da 3 anni, giusto, caro Sì. assessore, allora hai la possibilità Da di 3 accedere al anni PIL. continuativi, esatto, c'è proprio una misura del reddito di autonomia che è il progetto di reinserimento lavorativo tramite le doti lavoro. E come giustamente stavi dicendo tu, la condizione che ci siano 3 anni di disoccupazione, dove poi disoccupazione continuativa, direi che se la signora parla di 5 anni addirittura per il suo Dovrebbe compagno, rientrare. caspita. Assolutamente, ovviamente si tratta di un percorso di reinserimento lavorativo Certo. e quindi con possibilità anche tramite la dote unica lavoro. Su questo, questa è una delle misure del reddito di autonomia, sono state messe in campo anche qui risorse importanti, sono state attivate, ci sono operatori accreditati, oltre 85 operatori accreditati aderenti, 2.900 doti che sono state attivate solo nell'ultimo Quindi periodo. qua chi si rivolge? Devono rivolgersi agli operatori che sono accreditati sul loro territorio, che possono essere vari Per centri per l'impiego. l'impiego, esatto, che sono accreditati con Regione Lombardia. Eventualmente o sul sito oppure se tu chiami il numero di telefono che ti abbiamo fatto vedere, 800-318-318, chiedi informazione di dove, dici all'operatore dove abiti e loro ti dicono anche no, dove, qual è Quali la sono i centri accreditati accreditata. vicini? A chi rivolgersi? Cara Brianza, Assolutamente. mannaggia, è finito il tempo a nostra disposizione. Qua abbiamo dato tantissime No, ci informazioni proviamo. e tornerai a trovarci, no? Quando volete. Grazie, assessore Brianza. Grazie a voi. Amici, grazie a tutti per essere stati con noi. L'appuntamento da Regione Lombardia è lunedì prossimo, quindi insomma vi aspettiamo, eh? A domattina alle 7. Ciao.